tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Sono oggi qui con Daniela Natale, dottoressa in ricerca e tecnologia alimentare, e prepareremo insieme un piatto con un prodotto che gli piace tantissimo, il calamaro. Una Dico meraviglia. Bene? Ti piace? È il mio preferito. Guarda, anche a me piace molto, ma diciamo che il calamaro è uno di quei prodotti che piacciono perché non hanno spine, si fa presto a pulirle, si trovano già puliti. Oggi prepariamo questo calamaro croccante fatto in padella con agrumi e sesamo e leggermente piccantino, e il prodotto che ci dà un insieme, unisce tutti questi sapori, perché abbiamo il piccante, il croccante e l'acido, sarà l'olio. Assolutamente. Perché l'olio è fondamentale. Un piatto dove ci abbiamo tutti questi prodotti mediterranei, perché c'è proprio il prodotto mediterraneo. Quanto è importante la scelta dell'olio, Dani? Tantissimo, è sempre ottimo individuare degli oli extravergini con dei profili sensoriali dedicati, e in questo caso che non vadano a coprire. Degli oli molto strutturati non farebbero altro che andare a coprire completamente il sapore del calamaro. Invece noi abbiamo scelto per questa ricetta un olio abbastanza delicato, che ha un fruttato vegetale, amaro e piccanti molto bassi, e con una nota mandorlata. Guarda, la ricetta, come le mie ricette, no? Sono molto semplici e veloci, perché io ho anche la convinzione che uno arriva a casa, molte volte dicono ma io non lo posso cucinare, il pesce ci vuole un sacco di tempo. Al giorno d'oggi troviamo il prodotto anche già pulito, perché le pescherie ce lo forniscono, o magari macelleria, le carni tagliate già pronte. Ma una cottura come questa, quando hai un prodotto buono, due, tre elementi in padella, è veramente veloce. E tu hai detto, quest'olio è delicato perché noi qui abbiamo, io utilizzo sia la scorza degli agrumi, quindi qui ho, vengono chiamate zeste, che sono la parte degli agrumi pelata, io utilizzo il pelapatate, così non viene via la parte bianca, perché la parte bianca è amara, mi rovinerebbe il gusto, e utilizzo queste zeste, cioè le taglio sottili, perché le vado poi per insaporire, insieme al succo che l'ho già preparato. Qui è un mix di limone, arancio, lime, pompelmo, diciamo quelli che abbiamo a disposizione, ma se ci fossero tutti, e solitamente si sfuma col vino bianco, in questo caso io sfumo con gli agrumi, e alla fine un po' di sesamo e il piccante del peperoncino, perché fa parte proprio della nostra cultura. L'olio qui, quindi tu mi hai detto un olio delicato, solitamente si consiglia sempre un olio ligure, ma questo ha una provenienza di una regione o ha una provenienza diversa, quest'olio extravergine? Quest'olio extravergine è comunitario. In genere, quando citiamo la provenienza comunitaria, il consumatore è sempre un po' spaventato, ma la verità è che l'olio ha una qualità alta se è lavorato bene, se tutti i processi di produzione vengono fatti nella maniera ottimale. Un extravergine, per definizione, la definizione della categoria merceologica prevede che un extravergine sia tale ritenuto
ottenuto tale quando viene ottenuto da olive lavorate con processi meccanici e che ha un'acidità finale pari allo 0,8% di acido oleico e nei parametri sensoriali non presenta difetti, ha un fruttato maggiore di 0. Quindi nel regolamento non viene citata assolutamente la provenienza come indicatore o indice di qualità, assolutamente. Quindi anche se è un prodotto comunitario, questa azienda ha seguito tutti i vari processi per garantire che sia un olio che determina questa qualità. In più ho visto che c'è anche una sigla testata da Jeune Restaurateur d'Europe, JRE, che sarebbe un'associazione di giovani ristoratori che garantiscono maggiormente che questo prodotto ha la sua qualità. Assolutamente sì, i giovani ristoratori nella innovazione di prodotto ci hanno aiutato e affiancato nella scelta del profilo sensoriale. In questo caso abbiamo effettuato una scelta di profili sensoriali e sono stati vagliati molti profili di tante cultivar nella fase finale i giovani ristoratori hanno provveduto ad assaggiare e a ricettare questo olio e poi farne il giusto abbinamento. Guarda, sono curiosa, ma avete proprio invitato gli chef in una tavola, diciamo, rotonda, ma anche in cucina, perché avranno dovuto anche cucinare con quest'olio? Assolutamente sì, i giovani ristoratori europei sono 12, vengono da tutta Europa, erano tutti in traduzione simultanea perché ovviamente parlavano diverse lingue e quel giorno si sono proprio divertiti a ricettare e selezionare i profili sensoriali opportuni. E quanti piatti avete fatto? Tantissimi, davvero tanti. Per il pesce avevamo 7 tipi differenti di pesce in maniera tale da poter spaziare in tutte le diverse tipologie e diverse cotture, abbinato in fase finale e all'inizio, quindi anche in cottura. Ma vi siete trovati in contrasto? Perché quando vai in degustazione e usi, allora siete arrivati ad avere quest'olio, avete dovuto mediare con le varie... È stato un processo lungo e faticoso, assolutamente abbiamo mediato e abbiamo chiuso il tutto quando il 70% di loro era d'accordo, almeno il 70% in accordo. Quindi deve essere stata una giornatina impegnativa. Faticosa. Però ci ha dato poi soddisfazione. Immagino, guarda. Allora, io ho già messo un po' di olio e gli ho messo anche un po' di piccante e gli aggiungo anche un po' di sesamo. Perché il sesamo, come la frutta secca, ma anche come per esempio i semi di zucca, i semi di girasole, ma se usassi anche delle mandorle, delle nocciole, acquistano più gusto, più sapore quando vengono tostate. Se io le tosto prima, poi le aggiungo, potrei poi andare oltre, quindi tendere a prendere un sapore un po' di tostato, quasi bruciato, amaro. Uh-huh. Invece in questo caso io li aggiungo al pesce. La tostatura avviene in contemporanea nella padella mentre si cuoce il pesce. Quando le uso in aggiunta finale, questo sesamo lo faccio proprio saltare in padella da solo, senza nessun ingrediente, poi lo aggiungo. Qui non c'è bisogno di tanti elementi, un prodotto fresco buono, un buon olio, e poi qui abbiamo preso un po' un mix di agrumi che andranno a fare la funzione che solitamente si fa invece del vino, no? Sfumo leggermente alla fine, così avrò anche un po' di salsina. Anche in questo caso olio in padella, la quantità giusta che mi serve per ungere la padella, e quando abbiamo cotture veloci che devono essere fatte in poco tempo devo avere una padella molto grande, così l'elemento che io vado ad aggiungere si allarga sulla superficie, quindi non sta ammucchiato. Perché molte volte il problema qual è? Che quando si va a cuocere un elemento perde subito il calore e quindi diventa bollito, io dico, perdendo calore e quindi poi diventa duro. Nel caso del calamaro o delle carni tenere, le cotture devono essere fatte padelle grandi, molto calde, che quando vado a versare il mio prodotto devo sentire proprio lo sfriggicolio. E lo vedo che la padella è, perché adesso non so se si vede, ma in controluce vediamo che forma proprio come degli archi, vuol dire che è pronto. Vado verso, ecco, questa cosa qui è fondamentale. Ah,
aggiungo un pizzico di sale, non uso pepe perché ho messo peperoncino. Direi che potrebbe essere anche già pronto così, però io faccio un'ulteriore aggiunta, quindi vado a mettere un po' di succo di agrumi, così si insaporiscono, e le zeste, ma non lo mando in cottura ulteriormente, e con la salsa faccio invece col fondo di cottura una salsina, quindi tolgo il mio calamaro che ha bisogno di pochissima cottura, perché altra cosa molte volte è quella di stracuocere un prodotto. Quindi il calamaro, come i crostacei, va cotto pochissimo, 2-3 minuti, padella grande, molto larga e cuocere veloce. In questo caso, quindi vado a togliere tutto il calamaro, faccio ridurre la salsa e la monto con un po' di olio a crudo. Gli faccio l'aggiunta alla fine. Quindi la rimetto sul fornello a che abbia potenza molto alta, quindi evaporando si riduce, e utilizzo lo stesso olio, perché facendo questo movimento con l'evaporazione, mettendo l'olio freddo, viene una salsina emulsionata praticamente, che io vado a mettere poi in aggiunta sul mio calamaro. Vedi che è legata, ma non ho aggiunto niente, non ho aggiunto né farina, ma vado proprio, tende proprio a glassare, vedi? Quindi anche in una cucina, in un piatto cucinato molto velocemente, posso andare ad aggiungere altri elementi e creare una salsa. Aggiungo un altro po' di zeste, naturalmente aggiungendo il prodotto alla fine mi dà un po' più di sapore, freschezza diciamo, e giusto due spicchiettini, ma giusto più che per decorazione, che all'interno del mio piatto. Naturalmente qui il piccante poi ognuno può aggiungere a seconda del proprio piacere personale, o così come i semini che danno quando mangiamo quel sapore croccante. Pochi ingredienti ma di alta qualità, come il calamaro, gli agrumi e soprattutto l'olio, che è presente in fase di cottura poi nella preparazione, in questo caso della salsa. Perché la pasta Fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.